Buongiorno, oggi vi faccio vedere un aumento di un impianto fotovoltaico. È un impianto fotovoltaico che abbiamo fatto circa 6 mesi fa. Avevamo consigliato già al cliente in precedenza che gli conveniva avere un po' di più e soprattutto installare la batteria per i suoi consumi che aveva. Lui aveva deciso di intanto provare l'impianto e ecco qua il risultato. Oggi siamo qui, abbiamo aggiunto altri 4 pannelli a questo impianto fotovoltaico. Più che altro è stata per una questione, una parte estetica, perché così chiudeva tutta la pensilina. Però nel frattempo ha aumentato anche l'impianto per le sue esigenze. Infatti abbiamo installato 4 pannelli in più e installato anche una batteria da 7 kW che abbiamo visto gli va bene, anche se può darsi pure che ne aggiungeremo un'altra da 7 kW, dopo vediamo come va. Quindi per chi volesse provarle possiamo fare provare e poi si adegua in un secondo momento. Questo è per farvi spiegare che possiamo aumentare l'impianto anche in un secondo momento e adeguarlo in maniera consona. Quindi vi faccio vedere quello che abbiamo montato e tutto quanto il resto. Allora, come potete vedere, questa è la struttura, la pensilina, dove già c'erano montati gli altri 14 pannelli. Noi abbiamo installato questi 4 pannelli. Ovviamente, siccome si trova in una zona un po' all'ombra, perché adesso sta arrivando l'inverno, quindi il sole è ancora più basso, però d'estate vi posso rendere conto, vi garantisco che è molto più alto e quindi qua il sole batte sempre. E abbiamo installato anche sotto degli ottimizzatori per risolvere questi problemi di ombra. Ecco qui, questa è la pensilina. Eccola, la pensilina formata da 18 pannelli, tutti belli precisi, messi in ordine. E adesso vi faccio vedere l'aggiunta della batteria. Allora, ecco qua, batteria installata con BMS. Qui sopra abbiamo l'inverter funzionanti tutti e due. E tutte e due certificati perché il cliente immette in rete. Quindi quello che vi volevo dire è che tutta questa cosa qui è certificata, viene immessa in rete e tutta la corrente che viene prodotta, prima cosa, viene autoconsumata e quella in eccesso va in rete. E per fare questa cosa devono avere dei dispositivi certificati, in questo caso c'è il 021 per l'inverter e per la batteria. Quindi non mi venite a dire installi una batteria che non c'è certificazione, non c'è niente, non c'è altro. Bisogna certificare tutto, fare la dichiarazione di conformità, che deve farla un elettricista specializzato con tutti i relativi corsi e abilitazioni. Quindi non mi dite che si può installare così facilmente, perché se si poteva installare così facilmente io non facevo questo lavoro. È per spiegare al cliente finale cosa noi facciamo e cosa dobbiamo certificare per far sì che tutto questo impianto funzioni a regola d'arte. Poi in più vi spiego perché gli inverter si bloccano quando va via la corrente dell'Enel. Secondo normativa di legge, l'inverter deve bloccarsi appena l'Enel stacca la corrente. Perché? Che succede? Succede che se l'Enel deve staccare la corrente per fare una manutenzione,
l'inverter si deve bloccare e non deve dare corrente alla rete, perché se lui dà corrente alla rete rischia che l'operatore dell'Enel prenda la scossa. E quindi per questo motivo ci sono questi blocchi. Poi ci sono degli strumenti apposta che bloccano la rete quando va via la corrente, si chiamano backup box, che ti fanno utilizzare la corrente dell'inverter a tutta la casa in determinati carichi, perché non è che abbiamo la massima potenza dell'impianto, ma blocca la corrente che va alla linea, all'Enel, e quindi gli operatori possono lavorare in sicurezza. Quindi attenzione, se vi dicono sì, ve l'attivo, tutto quanto il resto, anche se va via la corrente funziona, vedete cosa vi stanno installando. Ci sono dei dispositivi apposta per fare questo tipo di impianto. Quindi se vuoi saperlo di più, mi raccomando, iscriviti al canale, lascia un like e nei prossimi video vi spiegherò come funziona la backup box. Ciao!